Renata Aiello, fotografo, tra i partecipanti qui di SOS Partenope. Parlaci un po' della tua fotografia. Allora, questa foto si chiama Ego person, amour pour tout. Odio per nessuno, amore per tutti. Ho voluto sottolineare prima odio perché questa foto l'ho scattata alla Boulevard Voltaire a Parigi in occasione del primo anniversario dell'attentato terroristico del Bataclan. E ho visto questi due ragazzi musulmani di un'associazione o comunque attivisti per la riconciliazione e soprattutto il rispetto reciproco tra le religioni. E vedendo vicino a questo totem, con questa scritta, con l'elogio della vita, questo feto, questa simbologia, ho pensato che fosse, almeno ci ho provato, la migliore rappresentazione del futuro della Francia, perché non è facendo, chiudendo muri o come proponerà Le Pen di ritornare indietro al passato che si guarda al futuro. Il futuro è questo, il futuro è stare insieme, e costruire pace e creare una nuova società fatta anche di nuove generazioni, non necessariamente francesi, italiane, europee, anche straniere, ma che fanno parte della nostra cultura. E poi ovviamente basta guerra e basta terrorismo, perché non se ne può davvero più. Giovanni Ruggero, vetrina Venezia, questa fotografia particolarissima fatta di luci e ombre in bianco e nero. Io lavoro da molti anni sui manichini, diciamo che questa non è una foto fatta per caso, è una mia ricerca che è stato quasi un innamoramento quando proprio ho cominciato a fotografare e che ho scoperto il manichino, insomma, e niente, mi piace il manichino perché ha sempre qualche cosa di inquietante e per cui non me ne faccio scappare uno, insomma.